dare questo bellissimo annuncio. Oggi è un giorno speciale, sono particolarmente felice, ma con me penso che è felice veramente tutto il teatro, la sindaca, insomma ce lo dirà direttamente, perché dopo parecchi anni finalmente questo teatro ha di nuovo un direttore musicale, un grande direttore musicale. Questa nomina nasce da un po' di tempo, non è una cosa improvvisata. Nel 2015, quando fui confermato, diciamo, qui sovrintendente, dopo un 2014 un pochino burrascoso, diciamo così, con un teatro che veramente stava rinascendo, stava lavorando molto bene, ovviamente uno dei punti principali che mi posi era quello del direttore musicale. Il direttore musicale, sapete benissimo tutti che cosa fa, il direttore musicale cura innanzitutto l'orchestra. L'orchestra è il cuore di un teatro d'opera. Ovviamente è molto importante che un'orchestra sia guidata in un modo adeguato. Diciamo il primo, per questo, per quanto mi riguarda, oggi è veramente un giorno di grande felicità. La prima persona che ho pensato è stata appunto quella che vedete qui accanto a noi, Daniele Gatti. Lei a Parigi, mi sembra, la prima volta, andai a Parigi per un marco che faceva. Poi ci vedremo, Firenze, Milano, un po' un giro per il mondo per cercare di capire come iniziare una collaborazione. E ovviamente non ci fu allora una richiesta esplicita di direzione musicale, anche perché il maestro Gatti non aveva mai diretto questo teatro. E ovviamente un musicista del valore Daniele Gatti non può accettare una direzione musicale se non conosce prima un'orchestra e un teatro. In questi anni credo che il lavoro che abbiamo fatto sia stato molto positivo, la critica l'ha riconosciuto, il pubblico l'ha riconosciuto. Voglio solo ricordare che in 4 anni il pubblico, gli incassi si sono raddoppiati, sono passati da 7 a 14 milioni e questo credo che sia, un teatro è fatto innanzitutto per il pubblico. E questo credo che sia una testimonianza, e tutto questo è accaduto anche grazie ovviamente al lavoro fatto alle inaugurazioni con il maestro Gatti. Allora facemmo un accordo per 4 inaugurazioni e adesso alla 3ª inaugurazione, conoscendoci, ovviamente poi ve lo dirà lui, ma insomma con la stima che Daniele Gatti ha in questi anni, la stima reciproca ha avuto per il teatro e per l'orchestra, ovviamente dopo alla 3ª opera gli ho proposto appunto di diventare direttore musicale e veramente siamo molto felici perché lui ha accettato e quindi Daniele Gatti sarà il direttore musicale per il prossimo triennio, quindi dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, con un impegno importante, perché ovviamente il 2019 l'abbiamo già presentato a maggio dello scorso anno e ovviamente nel 2019 ci sarà l'inaugurazione, la prossima inaugurazione. Ma nel 20 e nel 21 ci sarà un impegno del maestro per 3 opere l'anno, quindi è un impegno molto importante da direttore musicale. Dal 1 gennaio ovviamente lui inizierà a svolgere il ruolo di direttore musicale, quindi lavorando sull'orchestra, lavorando ovviamente sul coro insieme al maestro Gabbiani, lavorando anche con consigli sulla con me e Alessio Lata sulla parte artistica, insomma a tutto tondo, a 360 gradi svolgerà il ruolo di direzione musicale. Di questo veramente siamo molto molto felici. Quindi direi che queste sono le cose appunto che dovevo dire.
dire, quindi veramente il teatro in questi anni ha accolto la sua presenza in un modo straordinario e devo dire una cosa molto importante che qualche giorno fa il primo violino, la Spalla, Vincenzo Bolognese, mi ha fatto arrivare una lettera nel quale esprime, a nome di tutta l'orchestra, esprime il gradimento per il maestro Daniele Gatti per la, appunto, nuova direzione musicale. Questo ovviamente è un elemento molto importante perché, come sapete perfettamente, il rapporto tra il direttore e l'orchestra è un rapporto fondamentale, intimo e di stima e reciproco rispetto. Quindi da questo punto di vista veramente credo che possiamo essere molto felici di questa nomina e quindi ringrazio ovviamente Daniele di aver accettato questa direzione. Adesso darei la parola a lui. Grazie mille. Verso una serietà, produttività veramente particolare e quindi accettammo di aprire la stagione del 16 con Tristano. L'incontro con l'orchestra, l'incontro con il coro è stato positivissimo, fu positivissimo e questo rafforzò appunto il progetto di inanellare altre tre inaugurazioni. Dopo è arrivata questa offerta, l'abbiamo valutata con molta serietà da entrambe le parti e fino ad accettare reciprocamente questo matrimonio che per i prossimi tre anni mi verrà impegnato qui. È vero che il direttore musicale è colui, diciamo, l'allenatore, si permette un termine così, sì. Però vorrei un pochino allargare questo tipo di impegno, e cioè certamente all'interno di un teatro la figura del direttore musicale dovrebbe essere quella che comunque influenza tutti da un certo punto di vista, non soltanto l'orchestra ma il rapporto con il coro, con il maestro del coro, che è qui di fronte a me, saluto con molto affetto, maestro Gabbiani, i maestri collaboratori, cioè l'anima musicale del teatro che ogni giorno è impegnata nelle diverse produzioni, nelle produzioni anche che io non dirigerò, però diciamo il mio desiderio, che credo è il desiderio della dirigenza del teatro, è quello di far sì che Roma possa veramente contare su un teatro di eccellenza, di un teatro di qualità. In questi anni il sovrintendente ha, diciamo, allestito una meravigliosa monoposto e mi ha detto adesso ci manca il pilota. Il pilota c'è, speriamo che tutto possa andare nel migliore dei modi perché la capitale d'Italia deve avere veramente un teatro degno della storia
di questa città e della tradizione naturalmente di questa città. Quindi il mio impegno non può essere minore di quello che è stato prima presentato dal nostro sovrintendente. Cominciando subito, dal 1° di gennaio, avrò tempo per così venire con una certa regolarità a non soltanto a lavorare con i miei collaboratori per quanto riguarda riunioni e tutto, ma anche cercando di osservare come vanno, come procedono gli allestimenti, le prove e quindi prendere contatto con una certa presenza all'interno del prossimo semestre. Dopodiché i tre titoli che un direttore musicale credo debba garantire quando si ritrova a ricoprire una carica di questo genere sono il minimo, diciamo un minimo di tre, potrebbe essere che una stagione diventino quattro. Quindi noi non pensiamo, diciamo, adesso né di delineare quelle che sono le strategie artistiche dicendo faremo questo repertorio e quest'altro. Penso di avere un repertorio abbastanza largo che copra l'opera italiana, l'opera tedesca, e nell'allestire una stagione cercheremo di essere molto attenti di presentare una panoramica la più esauriente possibile per quello che riguarda, nel mio caso appunto, il repertorio che necessita al teatro e alla città. Orchestra formidabile, io mi sono trovato benissimo nelle precedenti produzioni, quindi con Wagner, con Berlioz e quest'anno con Verdi. Non escluderei naturalmente da questo punto di vista anche una citazione al coro, che è stato utilizzato da me in maniera centellinata, perché in Tristano c'era solamente una piccola presenza di uomini. D'accordo, l'anno scorso con Berlioz abbiamo avuto tutto il coro, ma diciamo in una forma quasi direi concertante. Quest'anno, ecco, a poco si arriva a conoscerci per bene tutti quanti. Ringrazio naturalmente il sindaco, la signora Raggi, perché per me è un piacere, diciamo, poter essere stato invitato in questa circostanza, e quindi come presidente del teatro la ringrazio calorosamente per questa cosa. Non diciamo che ci sia altro da aggiungere, se non il fatto che appunto sono molto motivato, è un termine troppo piccolo per questo, ma molto contento di essere qui con voi. Ho trovato un teatro veramente in salute, per quello che posso dire io, e in queste tre inaugurazioni mi è stato dato tutto l'apporto, tutto il sostegno per poter realizzare quello che desideravo realizzare. Quindi grazie al sovrintendente, grazie al maestro Vlad, al maestro Gabbiani, a tutti coloro che hanno collaborato nel corso di queste tre inaugurazioni, alle maestranze e devo dire anche alla città verso la quale io ho un affetto particolare per i miei trascorsi e perché ancora oggi ogni volta che vengo a Roma mi sento un pezzetto a casa mia, quindi sarà per me molto importante continuare con questo affetto reciproco che non farà che aiutare tutti noi a dare il nostro meglio. Grazie signori. Grazie.
Grazie. No, ma questo è solo l'inizio, maestro. Allora, innanzitutto grazie. Questa era un po' una sorpresa che ci siamo voluti tenere dopo l'inaugurazione della prima di questa nuova stagione per, come dire, potervi svelare ancora qualcosa della nostra azione su questo bellissimo teatro. E io ho appuntato tre parole che secondo me sono un po' quello che racchiudono, quelle che racchiudono la nostra attività sul teatro. La prima è persone. Il teatro, come abbiamo sempre detto con il sovrintendente, è fatto di persone, persone che lavorano in maniera veramente intensa e che fanno un lavoro estremamente complesso e delicato, che va tutelato, soprattutto in un momento complicato come questo all'interno dello scenario nazionale. E allora, nel momento in cui il sovrintendente qualche tempo fa mi ha proposto la nomina del maestro Gatti come direttore musicale e anche aggiunto il fatto che non solo si tratta chiaramente di uno dei più grandi maestri d'orchestra del panorama mondiale, ma ha aggiunto che l'orchestra era ben felice, era entusiasta di questa possibilità, io non ho esitato un momento, non avrei esitato comunque, ma l'idea che le persone che fanno il teatro avevano trovato evidentemente il loro allenatore, come per usare le sue parole, chiaramente mi ha indotto a rispondere con ancora maggiore rapidità. Sì. E quindi quando si creano queste sinergie, un ente che è fatto di persone lavora ancora meglio, funziona ancora meglio, suona e risuona ancora meglio. La seconda parola che ho notato è rinascita. L'operazione che stiamo portando avanti è un'operazione di rinascita del teatro dell'opera, che non si conclude qui, ma ha sicuramente in questo momento un ulteriore passo importantissimo che il teatro fa con forza, con vigore all'interno del panorama non solo capitolino ma nazionale. Perché il teatro dell'opera di Roma deve imporsi di nuovo come centro propulsore della cultura, di un certo tipo di cultura. Io sono fermamente convinta che Roma debba tornare ad avere un ruolo di capitale sotto tanti punti di vista, non ultimo, assolutamente non ultimo, anzi forse tra i primi, il ruolo di capitale della cultura. E se questo, e se vogliamo raggiungere questo obiettivo, sicuramente la rinascita del teatro dell'opera attraverso la costituzione, la costruzione di sinergie ad altissimo livello è sicuramente il principale ingrediente. Quindi io non mi dilungo oltre perché veramente credo che la presenza del maestro parli da sola. Ringrazio il sovrintendente e il maestro per aver voluto creare questa sinergia, ringrazio le persone che costituiscono il teatro per aver accolto questa proposta, aver accolto con gioia. So che questo non può che essere foriero di grandi successi, quello che merita il Teatro dell'Opera di Roma, e concludo dicendo benvenuto maestro. Gothic Network. Io volevo sapere, vista la carriera del direttore Gatti, soprattutto che ha aperto ed è stato molto in Germania, fra cui il Bayreuther Festspiele, volevo sapere se riportava Wagner che ci manca qui all'opera. Grazie. Io ho avuto il privilegio di portare Tristano
due anni fa, no? Certamente sarà un autore che prenderemo in seria considerazione. E poi lei mi parla di Wagner, che insomma, io oggi non passa giorno che non ho bisogno della mia dose di Wagner giornaliera, signora. Devo dire che comunque con Verdi la battaglia è stata molto dura, in questo momento, però diciamo sul mio comodino rimangono entrambi i compositori, il libro della notte Wagner e l'altro dall'altra parte Verdi, quindi certamente Wagner sarà presente nei nostri programmi. Grazie. Facile, diciamo, l'equazione, signora, arrivare a pensare ancora un altro titolo Verdiano, anche perché devo dire che questo fu quello che venne amichevolmente annunciato quando con il sovrintendente si progettò le quattro inaugurazioni. Poi però un conto sono i sogni e i desideri, un conto è la realtà e anche l'equilibrio all'interno di una stagione, a maggior ragione in questo momento dove mi trovo più coinvolto nella cooperazione con la direzione artistica per quello che è poi la pianificazione della stagione, dobbiamo scegliere con molta accuratezza quelli che sono sia i titoli di apertura sia i titoli che poi devono essere presentati in stagione, quindi stiamo valutando con molta serietà tutto questo. Grazie a tutti e ci vediamo per le prossime recite con il maestro Gatti.